Ma ci colleghiamo con il nostro Aaron, che è tornato a trovarci, anche se soltanto in questa versione, diciamo, virtuale. Bentornato su Radio Norba. Ciao Aaron. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Direttamente dalla tua stanza studio? Dal mio home studio, dalla mia stanzetta. Quindi è lì che nasce la magia. Che nasce tutto, no? È da qui che nasce tutto, sì. Io poi scrivo da 4 annetti, quindi sì. È tutto qui che è nato. Ho fatto passo passo, ho costruito il mio piccolo angoletto e sono qua in live studio. Allora Aaron, facciamo una cosa, raccontaci Universale, che è il frutto del tuo percorso non soltanto con Amici, ma ha cominciato molto prima con la tua musica. Allora, Universale è frutto di un pomeriggio mentre passeggiavo tra le colline dell'Umbria e dissi a me stesso: devo fare la canzone più bella che abbia mai fatto. Io avevo quell'obiettivo e quindi questo obiettivo è molto universale, no? Poi ho costruito un po' il periodo che stavo vivendo, cioè che non riuscivo a stare, cioè non riuscivo ad essere, a stare, non riuscivo a collocarmi in un luogo, non riuscivo a collocarmi in me stesso, e quindi ho reso questa canzone universale per questo motivo, per avere un luogo, un posto per esserci. Ecco, e per far riuscire ad essere anche gli altri. Una canzone che poi è diventato anche il titolo del tuo EP. Sì. Che contiene poi i tuoi lavori. Sì. I miei lavori dentro Amici, Biancolina che è uscito dopo. E adesso c'è Urlare. Adesso c'è Urlare, certo. Quindi arriva sempre il momento in cui bisogna urlare, no Aaron? Cioè c'è proprio un momento in cui bisogna esplodere. Mamma mia, quanti momenti in cui dovevo esplodere. Ecco, io racconto Urlare come un pezzo che accoglie l'urlo, no? Non tanto che urlo, sempre in continuo cambiamento, no? È difficile farti sentire. Anche le persone che non riescono ad urlare con questa canzone possono farsi ascoltare. E questo è il messaggio principale di Urlare, ecco. Ok, quindi non avere paura di farsi sentire. Non avere paura di condividerlo con gli altri. Tu non hai bisogno però di urlare. A te basta semplicemente scrivere un pezzo, cantare. Quindi la musica è un po' il tuo rifugio, la tua passione, ma anche la tua terapia, no? Lo hai raccontato tante volte anche tu. La musica sì, mi accompagna fin da piccolo, perché papà suona il pianoforte, mamma cantava. Quindi io fin da piccolo ero immerso in questo mondo della musica. Ecco, sì, è stata la mia terapia, è stata la mia medicina, diciamo, la medicina più buona che ci sia. Io credo di sì, credo che questa cosa sia condivisa anche dalla gran parte del pubblico che ci sta seguendo in questo momento. Anzi, siccome tu sei giovanissimo, se dovessi dare un consiglio a tanti ragazzi che ci seguono, che vogliono fare più o meno il tuo stesso percorso, comunque provare a portarsi dietro la musica nel corso della vita, ecco, che cosa consiglieresti a questi ragazzi? Potrebbe essere la cosa più scontata, però divertirsi. Allora, non è tanto scontato, eh? Lo so, però tante persone me l'hanno detto, però il divertimento quando comunque inizi e vedi tante sconfitte, no? Perché comunque la garnetta, tutto, vedi tante sconfitte, alla fine non ti diverti neanche più, cerchi solo di arrivare. In realtà le sconfitte non sono sconfitte se ti fortificano, no? Addirittura una volta scritti su un pezzo che non è mai uscito, quindi questa è una chicchetta. Sì. Io ho scritto: vince chi non vince mai e perde chi non perde mai. Vero. Verissimo. Molto vero. Questa l'hai messa in qualche canzone? Non ancora. No. Sì, ha detto di sì in una canzone che non è uscita. L'ho scritta. Falla uscire perché è bella. No, è vero, è densa di significato, è un super significato questo, perché dalle sconfitte si impara di più, Claudia. Si cresce. Chi perde, chi non perde mai, in realtà perde alla fine. Perché non impara nulla. Bravo. Esatto. Ammazza. Va bene, Aaron, vienici a trovare in studio però.
cioè lascia un attimo, capito? Lascia un po' quella stanzetta. Eh sì, beh, vieni qui a Radio Norba, prendi un biglietto e vieni in Puglia, vieni a trovarci in Puglia, come hai fatto già l'estate scorsa col Battiti Live, no? Certo, prendo foglio e penna, ditemi quando, l'orario. Bravo. Prendo il primo treno. Guarda, quando vuoi, quando vuoi, sentiti a casa. Aaron, in bocca al lupo, adesso c'è la tua canzone, la nuova, Urlare. Urlare, su Radio Norba, grazie ad Aaron.